pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Una buona giornata digitale a tutti gli italiani. Eccolo qua, caro Marco. Allora, siete in crisi con il vostro cellulare nuovo di zecca? Vorreste utilizzare al meglio il vostro portatile? Non perdetevi il pronto soccorso digitale. Se volete, scriveteci una mattina in famigliacancellarai.it oppure mandateci un messaggio su Facebook e su Twitter. Caro Marco, quando il web diffonde notizie che fanno bene al cuore, anche la solidarietà comunque raddoppia. Oggi ci darai un gran bel esempio. Il web aiuta perché a volte fa delle cose veramente utili alla società. E meno male. In questo caso ci sono questi frigoriferi sociali o frigoriferi della società che stanno un po' facendo strada soprattutto in Sud America, ed è un progetto veramente molto semplice. In pratica ci sono questi frigoriferi che vengono lasciati per strada e che magari vicino ovviamente a dove si trova una presa, e possono, chiunque può mettere a disposizione della comunità del cibo, delle bevande, eccetera, del cibo avanzato, insomma, magari, ecco, a cui chiunque ne ha bisogno evidentemente può accedere gratuitamente. È interessante perché cosa è successo? Ho provato a vedere, oltre ad aver trovato la notizia sul web, se ci fosse stata un'applicazione o comunque un sito per andare a trovare dove sono stati lasciati questi, però non l'ho trovato, non l'ho proprio trovato. Allora mi sono chiesto, ma visto che abbiamo questo spazio, rendiamolo ancora più utile, cerchiamo di servire anche un po' noi, no? Sempre di più alla società. E allora, facendo un po' di televisione sociale, se vuoi, perché in fondo è anche questo, e allora ho detto, ma perché non lo provo a chiedere ai telespettatori? Allora, se c'è qualche telespettatore che vuole farla, che è in grado di farla, perché non realizza una bella applicazione, un bel sito dove è possibile per tutti scoprire dove ci sono questi frigoriferi? Ovviamente per chi li mette, andarli ad inserire. Può essere utile per tutti. Certo, soprattutto per ridurre anche gli sprechi alimentari e aiutare tutte quelle persone che ne hanno bisogno. Brava, bravissima. Ed ora occupiamoci del nostro sportello digitale, Marco, e rimaniamo un po' in tema, ecco, di chi fa, insomma, fatica, no, a muoversi comunque nel mondo della burocrazia amministrativa. Sì, perché ad esempio nel caso di chi non è più autosufficiente, magari necessita di assistenza, anche qui il web aiuta, peraltro molto comodo perché si può accedere da casa. E sostanzialmente quando si ha bisogno dell'assegno di accompagnamento, quindi per avere chi ti aiuti, chi ti accompagna, per ottenerlo bisogna rivolgersi ad un patronato e chiedere l'indennità di accompagnamento, ma si può fare anche sul web, e quindi si può andare sul sito www.patronato.acli.it, cercare per accompagnamento, e lì si possono scaricare tutti i moduli per poter richiedere appunto l'accompagnamento, per cui è molto utile soprattutto a chi non si può muovere. Perfetto. Quale straordinaria bufala hai scoperto nel magico mondo del web? Allora, qui a proposito di bufale, di selfie finti, eccetera, c'è questo pilota che si è fatto un selfie fuori dal finestrino dell'aereo, della cabina di pilotaggio. Ma quando era in volo? Mentre era in volo? Mentre era in volo, si chiama Daniel Sentero, e tutti l'hanno condiviso dicendo wow. Però se guardi bene, guarda bene, non si muove nemmeno un capello. No, e la cravatta è perfetta. La cravatta è perfetta, e quindi era un selfie finto, molto finto. Infatti lui stesso lo ammette nella didascalia della foto, però tutti l'hanno fatta girare dicendo guarda, incredibile, riflettere sempre prima di condividere le cose. Bravo. Il video di oggi, ci catapulta, mi sembra di aver capito, direttamente nel futuro. Aspetta che devo aggiustare la mia cuffietta. Ma qua, con il dito? È il dito, la mia cuffietta, guarda. Dov'è la cuffietta? Aspetta. Dov'è? No, aspetta, pronto? Sì? Sì, arrivo, sì, no, sono in diretta, Marco, un secondo, dai. arrivo. Ecco, allora, praticamente sembra una stupidaggine, ma in realtà sogno da bambini di molti, perché 007 faceva queste cose. C'è un braccialetto, hanno studiato questo braccialetto, dove in sostanza è possibile trasformare il dito in una cuffietta, perché utilizza la trasmissione ossea delle vibrazioni per raggiungere il dito qua, quindi attraverso le ossa, e far da cuffietta. Guarda, uno fa la cuffietta. E, ha un vantaggio. È vero? Sì, vero. Non vero, è una bufala. No, non è una bufala questa. Funziona proprio, vai così, sì, dimmi, è tutto bene, e poi metti via la cuffietta, la riponi nella sua custodia. No, nel senso che il punto evidentemente è quello che non si perde la cuffietta, perché il dito mediamente rimane attaccato.
Va bene, se non abbiamo comunque questo braccialetto, ecco, molte volte è difficile, no, portarci dietro il cellulare, cioè non sempre possiamo averlo con noi in determinate circostanze, anche se non possiamo vivere senza. Però adesso Marco ci spiegherà invece come fare. Eh sì, perché c'è un caso in cui proprio non solo non ce l'abbiamo a volte, ma proprio è bene non averlo, che è quando si va in bicicletta. Perché ogni tanto... Ah no, come fai? No, li ho visti quelli che si fanno i selfie con la bicicletta e poi pum, prendono il palo, c'è, si schiantano per terra. Al volante, no, quello guai, questa è una cosa gravissima, assolutamente gravissima, pensate, cioè, esatto, di fare il selfie, esatto, gravissimo. Allora vi faccio vedere cosa succede. In sostanza c'è un modo per fare in modo che il telefono stia attaccato da solo. Bisogna comprare, o magari lo avete a casa, un selfie stick, si chiamano così, quindi un bastoncino da selfie che può essere attaccato alla bicicletta. Il problema è dove lo attacco questo bastoncino, e allora c'è un trucchetto: si prende un campanello, quei campanelli da bicicletta tipici, che sono questi qua, una volta ci sono, carini, funziona un po' rotto così, però va bene, ci vuole rotto perché dobbiamo, perché... no, è giusto che non funzioni, perché dobbiamo partire non da uno serve, che non funziona, che non ci serve, buttiamo via, hop, la campanella, e teniamo questo pezzo qui, a cui dobbiamo inserire una vite come questa per esempio, in modo che possa essere inserita qui e venga fuori, adesso capirai il perché. Inserisco? No, non inseriamo, aspettiamo un attimo, non inseriamo ancora, solo attenzione, dopodiché qua mettiamo della gomma piuma, che in sostanza è questa qua che si compra nei negozi da idraulica, in modo che le vibrazioni, vedi che calcolo, le vibrazioni non faccia cadere tutto, e dopodiché si assembla tutto il pezzo. E non vibra più. E non vibra più, se vieni con me ti faccio vedere una cosa, vieni, guarda cosa ho preparato. Ma qui abbiamo la bicicletta. Qui faccio le simulazioni come si deve, giusto, reali. Quindi si prende il nostro selfie stick, si attacca all'accrocchio che abbiamo creato qua. Teniamo ferma la bicicletta, ecco, potrebbe cadere. Esatto, teniamola così, ecco qui. Adesso prendo il mio telefono, perché le cose le facciamo seriamente noi. Lo attivo sempre in modalità selfie, eccomi qua, mi vedo, ciao. Tu vuoi venire in bicicletta con me? Proviamo a fare un giro, facciamo una prova. Sì, ma dai. Andiamo così. Si va affiancati in bicicletta, guarda le caprette, guarda che fanno ciao, guarda che bella panorama che abbiamo qua. Ti è piaciuto il giro in bici? Bellissimo, Marco, grazie. Adesso non facciamolo finire per terra qua, meravigliosa, la bicicletta, pure la bicicletta. La bicicletta, mi riprendo il telefono, ecco qua, e cade la bicicletta, cade la bicicletta. Attenzione, è tutto calcolato, è tutto, ecco, a posto. Perfetto, la bicicletta parcheggiata, e adesso andiamo avanti e leggiamo la mail di Ignazio, che ci scrive: esiste un sistema che permette di non mostrare l'avvenuta notifica su WhatsApp? Sì. Esiste? Su WhatsApp, certo, su WhatsApp stesso, no? Perché basta andare dentro l'applicazione di WhatsApp e a un certo punto nelle impostazioni, quindi qui nelle impostazioni, c'è la voce privacy. Cliccando su privacy si arriva qui dove c'è conferme di lettura. Le conferme di lettura, se uno le disattiva, l'altro non vede che automatica tua e che tu hai letto. Peraltro, se si va anche su ultimo accesso e si sceglie nessuno, in questo momento l'ho staccato perché sennò mi suonava in diretta, non andava bene, nessuno, non, addirittura non si vede nemmeno quando è l'ultima volta che hai acceso il tuo WhatsApp, e in questo modo c'è più privacy. E quindi non ci sono le... La doppia spunta blu, perché in sostanza la normale doppia spunta, come se fosse stata ricevuta, ma non letta. E in questo modo puoi far finta di non aver letto un messaggio. A che scopo? Beh, ognuno insomma il proprio. Vabbè, ognuno per privacy, diciamo così. E Marco, che c'entra la fede con il mondo digitale? Perché anche il digitale ovviamente viene in aiuto anche a chi vuole utilizzare le applicazioni per le proprie preghiere. E c'è un'applicazione creata da uno spagnolo che si chiama Pablo Romeu, che si chiama Rosario Pro, quindi non ci sono proprio dubbi sullo scopo, è un rosario digitale ed è già stata scaricata quasi 100.000 volte. Ed è un'applicazione molto semplice che ogni giorno in sostanza ti aiuta a pregare, prega con te a voce alta, emette un fischio ogni Ave Maria, può far sorridere, però in realtà per chi lo utilizza è di grande aiuto, perché effettivamente rende più semplici, gli allarmi che te lo ricordano, eccetera, per chi regolarmente prega. In questo caso è per la religione cattolica, ma ovviamente c'è un po' per tutte le religioni. Beh, testimonia il fatto che la tecnologia veramente può arrivare, aiutare tutti, proprio, sì, può aiutare proprio, tutti. Proprio tutti, e arriva nelle tasche di tutti, anche quelli meno
meno digitali, sì. Perché a volte si pensa che no, sia un mondo per tecnologici, invece siamo qua, come dire, a cercare di far capire che in fondo è un po' nelle tasche di tutti. Grazie allora Marco, appuntamento a sabato prossimo con il pronto soccorso digitale. Ricordate che potete continuare a scriverci oppure, se lo preferite, immagino di sì, contattare direttamente su Facebook Marco Camisani Calzolari, l'originale. Grazie. Grazie, ciao.